L'Atletico Santo Spirito pareggia fuori casa contro il Liberty Palo. Nel pomeriggio di domenica 1 maggio 2011 si è disputato sul campo comunale di Palo del Colle l'incontro di calcio tra le squadre Liberty Palo e Atletico Santo Spirito. Durante il primo tempo si rendeva pericoloso Liberty Palo con un calcio d'angolo dopo appena 10 minuti di gioco, ma nell'azione la palla raccolta da un calciatore del Liberty Palo terminava fuori di poco al lato. La gara proseguiva e giunti al 25° minuto di gioco l'Atletico Santo Spirito realizzava una delle tante azioni e anch'esso si rendeva pericoloso con un tiro a pallonetto da parte di Michele Costantino, ma quest'ultimo era parato dal portiere della squadra avversaria. Durante i seguenti minuti dell'incontro di calcio avveniva una discussione in campo da parte di entrambe le squadre sull'andamento della partita. Sulla questione interveniva subito l'arbitro, che riusciva a calmare il nervosismo creatosi in campo. Successivamente, al 35° minuto, l'Atletico Santo Spirito realizzava un'altra azione con tiro di Rocco Ciampa e respinto dal portiere. La palla era ripresa in rovesciata finale da parte ancora di Michele Costantino. Il tiro di Michele Costantino terminava fuori. Ancora su punizioni a favore dell'Atletico Santo Spirito e battuta da Costantino, la testata finale di un calciatore della squadra Santo Spiritese terminava sul palo esterno della porta del Liberty Palo. Quasi allo scadere del primo tempo, azione del Liberty Palo con tiro effettuato da un calciatore della stessa squadra, ma che era parato dal portiere dell'Atletico Santo Spirito. Dopo quest'ultima terminava un primo tempo senza che le due squadre realizzavano azioni da rete. Nella ripresa, al primo minuto di gioco, una punizione a favore del Liberty Palo diveniva pericolosa in quanto il tiro si stampava sulla traversa con parata del portiere dell'Atletico Santo Spirito. Ancora al quinto minuto dalla bandierina il Liberty Palo si rendeva pericoloso, ma nulla di fatto. Nel contempo era ammonito il calciatore di Mola dell'Atletico Santo Spirito per un fallo ai danni di un avversario. Giunti al decimo minuto, sempre nel secondo tempo, era proprio il Liberty Palo che passava in vantaggio. L'Atletico Santo Spirito non restava a dormire e al 13° minuto riusciva a segnare ad opera di Rocco Ciampa su passaggio di Aceto e quindi a pareggiare il risultato. Al quarto d'ora erano ammoniti Neviera della squadra Santo Spiritese e un calciatore del Liberty Palo. Nei minuti successivi il portiere del Liberty Palo, nel mentre effettuava la rimessa della palla in gioco, subiva il cartellino rosso di espulsione per un eventuale fallo di Rocco Ciampa sul portiere, il quale protestava a gran voce in campo. Sostituzione quindi del portiere. Grandi proteste verso l'arbitro da parte anche degli spettatori, ma nulla si poteva fare malgrado le proteste di tutta la squadra del Liberty Palo. Al 30° minuto sempre della ripresa, il tiro ad una punizione a favore dell'Atletico Santo Spirito terminava fuori di poco al lato. Nei minuti seguenti, ancora un'azione dell'Atletico Santo Spirito con tiro finale di poco alto sulla traversa. Dopo brevi minuti di gioco, l'incontro di calcio terminava con le squadre in parità, grazie anche all'abilità di Rocco Ciampa che riusciva a risolvere il risultato per non tornare con la sconfitta fuori casa. Terminiamo col dire che per l'Atletico Santo Spirito il risultato di domenica scorsa è andato anche bene, considerato il fatto che ormai è situato in zona playoff, con il terzo posto che si è assicurato in classifica. Prossimo incontro si disputerà in casa a Palese e ci si augura una buona affluenza di spettatori.